Gianmarco e oggi entreremo tutti quanti nella macchina del tempo. Avete presente quando vi avevo fatto un video dove vi mostravo quello che avevo conservato all'interno di uno zaino che era rimasto tipo 20 anni dentro la mia cantina, una roba del genere, o 10 anni, non ricordo più. Però da quella cantina è uscita una nuova meraviglia: i miei quaderni delle elementari, raga. È una roba assurda perché questi sono letteralmente quei quaderni. E sì, per chi ancora non mi crede, quella cantina è diventata una produttrice seriale di armi batteriologiche e di sostanze tossiche. Madonna, raga, è proprio tutta muffa. La mia cantina si è allagata e questa roba era completamente ricoperta di muffa. Io l'ho messa anche al sole per conservare la roba. C'è anche scritto il mio nome, quindi secondo me bella la prima pagina bianca, così nulla. Caro Salem, chi era Salem? Non si sa. Ho 9 anni. I miei capelli sono castano chiaro, ho la fronte alta e le sopracciglia folte, le ciglia lunghe, occhi di colore verde. Il naso si nota. Ero già consapevole che avevo bisogno di una rinoplastica. C'è invisibile, la bocca è piccola e carnosa. Ma in che mondo? Ma con tutto quel filler che mi sono fatto. E il mento è rotondo. Ma che vuol dire? Da grande vorrei fare il cantante oppure l'attore. Basta lavorare in TV, cioè qualsiasi roba, basta essere comunque lì davanti a tutti quanti. E raga, alla fine ce l'ho fatta più o meno, no? L'attore, il cantante. Non ho il talento di nemmeno una di queste due cose. Cos'è sta roba? Gianmarco incontra Judy la rapanella. Cos'è un altro trip di acidi? Che sonno! Ora mi vesto e vado a scuola. Scritto male, raga. Mi dicevo mentre mi alzavo dal letto. E ad un tratto vidi un'ombra passare nella mia stanza. Un'avventura paranormale questa. Le chiesi chi era e venne fuori dal tavolino una piccola rapanella. Mi chiamo Judy, la rapanella. Io le risposi, mi chiamo Gianmarco. Perché sei qui? Cioè, hai una rapa che ti cammina per casa e tu dici, io mi chiamo Gianmarco, ma che cosa? Devi sapere che nel mio paese, il paese delle verdure, esiste un tunnel che per magia ti porta al mondo degli umani. Un giorno mentre passeggiavo sono inciampata in un sasso e ci sono caduta dentro. Io risposi, sai per caso come potresti tornare a casa tua? Cioè, vai fuori dalle balle. Lei mi rispose, sì, mi servirebbe solo una cosa che è collegata alla verdura. Come un orto. Io me ne vado, io letteralmente me ne vado, raga. Io le risposi che avevo mio nonno, che aveva un orto. Mi ringraziò e ci salutammo. Cioè, finita lì la storia. Ad un tratto, drin drin. Ah, con un scatto mi alzai dal letto e mi accorsi che probabilmente era stato un sogno. Ma lavandomi le mani notai che erano sporche di terra. Allora mi ricredetti. Avevo davvero conosciuto Judy la rapanella. Che finale pazzesco, finale d'effetto, raga. 2002, quasi 20 anni fa, raga. E qui ho da scrivere una lettera ad un mio amico e amica in cui racconti la novità del ritorno a scuola. Caro Marco, sicuro questo qua era mio cugino. Non ho amici adesso, non avevo amici al tempo, perché sto Marco qua è sicuramente mio cugino Marco. Io sono ancora alle elementari ma tu sei già alle medie. Ah, quindi sicuramente ero in quinta elementare perché abbiamo differenza di un anno. Ti piacciono? Hai trovato nuovi amici? Perché io non ne ho. Le lezioni mi stufano e quando arrivo a casa sono stanco. Sono passati 20 anni ma non è cambiato niente. Sai, il padiglione in cui siamo è quello che hanno ristrutturato. Dentro è molto bello e un colore azzurrino. Ma chi se ne frega? Cioè, se io fossi stato Marco e avessi ricevuto una lettera del genere, avrei detto, ma chi se ne frega? Cioè, ma dovevi mandarmi una lettera per dirmi queste 4 baggianate? In classe, quando sono arrivato, c'era un nuovo compagno di classe. Io mi sono seduto vicino a lui. Perché speravo di avere un nuovo amico. Ho detto, vabbè, questo qua è nuovo, magari non ha minima idea di chi io sia. Vediamo se riesco a diventare amico di questo. Cioè, io me la tiravo come se fossi stato un genio. Spero di passare con un bel ottimo agli esami, no? Perché ci sono gli esami all'elementare, vabbè. Non voglio mica andare alle medie con buono io, eh! Infatti sono andato alle medie con buono. Cioè, ma i voti? Il mio voto era sì. Relazione! Vediamo cosa era successo. Martedì 29 ottobre siamo andati a Venezia per visitare la mostra I Faraoni allestita a Palazzo Grassi. Davvero? Cioè, io ho visto una mostra sui faraoni, che figata, com'era? Arrivati a Palazzo Grassi, la guida ci ha accompagnato nell'atrio dove c'erano... Ma cosa è sta ossessione per gli ambienti? Una statua di un faraone, la sfinge! Ma come faccio a esserci la sfinge, madonna? Il voto è ciao! Raga, che scandalo! Qui è quando mi ero rotto le balle di andare a mangiare la mensa perché faceva tutto quanto schifo. Io cosa ho fatto? Ho mandato una lettera. Ho mandato una lettera alla preside! Gentilissima dottoressa Bianchi, le scriviamo per chiederle se può modificare il menù della mensa scolastica. Riteniamo opportuno aumentare la quantità di cibo, ad esempio la pizza,
che sia distribuito in porzioni più grandi. Il prosciutto deve essere più abbondante e distribuito in maniera regolare. Se devi fare una mensa che sia fatta decente, madonna, nel 2002 già rompevo le balle. Soddisfi la mia richiesta, le porgiamo cordiali saluti. Scrivi una lettera ad un amico. Ma che era sta storia degli amici? Io non ho amici. Caro Luca. Ma chi è Luca? Ma chi l'ha mai visto? Ti scrivo con la lettera per invitarti a trascorrere alcuni giorni a casa mia. No, era una roba finta. Ah, no, era vera, raga. Perché dico, se vieni ti faccio conoscere i miei cugini e amici. Cioè, cugini posso anche capire che esistevano, ma gli amici non esistevano. Questo qua era un prank. Descrivi le tue sensazioni e emozioni provate di fronte a un paesaggio invernale. Sicuramente io apatico come sono. Cioè, chissà che cosa avrò raccontato. Tra l'altro, ma che penna scrivevo? Cioè, ma è proprio invisibile, raga. Ma sicuro c'è scritta la roba. Qualche giorno dopo Natale io con la mia famiglia siamo partiti per Pecol. Il viaggio è stato molto noioso. Madonna, c'è proprio 3 secondi. Raga, per arrivare a sto posto da casa mia sarà tipo un'ora di strada. Io noioso. Dopo un'ora di viaggio già si vedevano le montagne. All'arrivo la mia famiglia abbiamo salutato i miei zii e i cugini. E sempre lì si tornava, cioè non avevo rapporti con nessun altro. Davanti a noi c'era bianco con molte montagne. Alcune persone passavano per il ponte che attraversava il torrente. Mamma mia, che noia. Dietro la nostra casa c'era un pupazzo di neve con un cappello. Dopo mangiato siamo andati a sciare. Ma io non ho mai sciato in vita mia. Mi inventavo pure le robe, raga, che megalomane. Una giornata da non dimenticare. Bah! Cioè, onestamente, guarda, l'ho dimenticata perfettamente. Il voto era: potevi esprimere un po' di più le tue emozioni. L'unica emozione che ho espresso era la noia e palesemente la rottura di balle che è stata a fare questa roba qui. Questo momento è iconico, raga. Descrivo il mio compagno di classe, Jacopo. Jacopo ha la corporatura possente. Era una maniera elegante per dargli del grasso. Ha gli occhi a mandorla furbi e di color castano. Qui era un briciolo di cortesia che avevo nei suoi confronti. Però voi capirete ben presto che io questa persona l'avrei voluto ammazzare. E non so perché a 8 anni avevo questi problemi. Il suo carattere è invadente, insolente, scortese, bugiardo, impiccione, istigatore e fastidioso. Avrei potuto aggiungere che era anche una merda, ma mi sono trattenuto probabilmente perché la maestra si sarebbe arrabbiato. Invadente perché si pensa di essere chissà che. Jacopo è insolente perché manca di rispetto ai bambini più buoni. Jacopo è scortese perché è un po' maleducato. Ci diceva che aveva una piccola la moto cross e si voleva far vedere più grande, ma non l'aveva veramente. Jacopo è in peggiore perché si intromette nelle cose degli altri. Jacopo è istigatore perché dice agli altri di fare cose brutte. Mancava solamente è Hitler e boh, era finita. Come passi il tuo tempo libero quando sei da solo? Quando finisco i compiti non so cosa fare, mi annoio. Madonna, ancora, ma sempre lì. E non faccio altro che sedermi sul tavolo e pensare a qualcosa che potrei fare. Ma uno psicopatico, questa qua è la descrizione di un bambino che ha dei problemi. Cioè, ma perché nessuno è intervenuto leggendo queste robe? Di solito uso un gioco di nome un po' strano. Il laboratorio della pozione polisucco. Madonna, era pazzesco, era veramente bello. Era tipo un laboratorio dove tu ci mettevi tutte quante le salsette, era di Harry Potter, poi te lo magnavi. Palesemente dentro era tossico. Il gioco che preferisco è divertirmi con il mio coniglietto nano. Macchietta! Macchietta, raga, quello che poi ci siamo magnati! Perché non le sapesse, Macchietta doveva essere un coniglio nano. Però purtroppo a un certo punto abbiamo scoperto che non lo era. L'abbiamo portato da nostra nonna e nostra nonna l'ha cucinato. Il voto era bene. Avrebbe dovuto aggiungere bene, fatti vedere da uno psicologo. Immagina di essere un bambino della preistoria. Racconta la tua giornata, raga. Per me si ride, io ve lo dico. Io mi chiamo Alan. Alan nella preistoria. Ma cos'è la preistoria in Inghilterra? Vivo con la mia famiglia e i miei amici. Anche qua torna al discorso amici che non esistevano, manco nella preistoria. In un grande villaggio vicino a un fiume mi vesto con pelli di animali esotici. Le mie occupazioni sono aiutare la mamma a conciare le pelli e a portare l'acqua al villaggio. Che noia. Io mangio carne di mammut. Di mammut? Ma non erano estinti tipo quando c'erano gli umani ormai? Domenica mi sono svegliato alle 8:15 e mi sono preparato subito per andare a casa dei miei cugini. Madonna. Siamo andati in chiesa per prendere le tuniche per fare i crichetti. No! Ecco perché. Cioè, io ve l'avevo raccontato in un video precedente che ormai l'ho rivelato, l'ho confessato, però io facevo il crichetto, raga, era la cosa che più odiavo al mondo, effettivamente. Cioè, si può svegliare un bambino nel 2001 che avrò avuto tipo 10 anni alle 8:30 per andare a fare il chirichetto? Ma che due palle. Cioè, per le tuniche siamo andati a fare la processione tutti quanti a prendere l'olivo. Un signore mi ha dato un olivo che sembrava un albero. Vai per casa. Sabato mattina alla vigilia di Pasqua sono partito insieme alla mia famiglia, mia zia Sonia, Mauro, i miei cugini Marco e Giorgia per Roma.
Roma. Dopo l'apertura delle uova al cioccolato siamo andati in piazza San Pietro ad ascoltare la messa del Papa. Per gli altri è stato un momento molto emozionante. Cioè, vedete come io dico prendo le distanze? Cioè, per loro si sono emozionati, a me non è che me ne sbattesse tanto. Finita la messa, dopo aver pranzato abbiamo visitato la Basilica di San Pietro. È meravigliosa. È piena di opere d'arte. Ci ha portati a Trastevere in un ristorante tipico. Abbiamo mangiato abbastanza bene. Il cameriere è molto imbranato. Ha rovesciato una brocca di vino. Cioè, io mi impressionavo con poco. E poi adoravo recensire i ristoranti. Madonna, TripAdvisor. In questo ristorante a Trastevere il mio cameriere è molto imbranato. Ha rovesciato la brocca di vino a 3 stelle su 10. Perché non hai finito il disegno? Perché non avevo voglia. Non ho mai avuto questo colore di capelli in tutta la mia vita. Cioè, sono rossi. Quarta elementare. Religione! Vai, adesso si fa il dramma quello vero. Perché io questa la odiavo. È stata la mia prima nota in tutta quanta la mia vita di questa maledetta professore, insegnante, come lo possiamo chiamare. Era una perenne attività di scrittura, tipo degli scribi, tipo degli amanuensi. Vedete? Cioè, tutta sta roba con quarta elementare, ma che me frega. Lei dettava, lei passava le sue ore di lavoro, dove era stipendiata questa donna, a farci dettati ortografici. Probabilmente lei voleva fare italiano, chi lo sa, voleva fare la scrittrice. Mi ero ribellato, la mia era una ribellione autonoma. No, non davo fastidio a nessuno, tipo Gandhi. Avevo deciso un giorno di ribellarmi. E quindi ho detto io basta, appoggio la penna, non faccio più niente, perché io non sono qua per scrivere le tue baggianate. Al massimo sei te che qua mi puoi insegnare qualcosa, ma a me non me ne sbatte più niente. E lei cosa ha fatto? Mi ha chiesto il mio diario. Pazzesco, perché ero l'unico che aveva il diario al tempo, perché non si usava usare il diario. Mi ha scritto una nota dove io praticamente ero Satana e mi ero ribellato a questa sua angherie. E sapete cosa ho fatto? Ci ho appiccicato sopra due figurine dei Pokémon. Ora chi è che ride, eh? Com'è che si chiamava questa? Voglio il suo nome. Cioè, addirittura il disegno che io ho voluto rappresentare dice tutto. C'è una persona che sta in piedi, io palesemente sono l'altra persona che è in ginocchio, che dice: Dio, abbi pietà di me. Vai, una nuova lettera. Questa volta a chi? Mia cugina Luna, cioè. Io, raga, ai miei cugini mandavo le lettere. Cioè, che gli devo mandare? Infatti qua un'altra. Caro Marco, ah, racconta un fumetto. Sì, allora vedete, è notte intanto perché c'è la luna. E ci sono due volatili. Uno secondo me è uno struzzo e quell'altro non lo so. Una roba che sembra tipo una gallina gigante. E lo struzzo gli dice: con le tue zampe sottili non riesci a starmi dietro. E se voi notate, hanno la stessa dimensione di zampe. E l'altro gli risponde: taci pennuto. Come se una persona dicesse a un altro: taci persona. Cioè, boh, vabbè, ok. Quello con le zampe sottili gli lancia palesemente un uovo addosso. Quindi è come se degli umani si lanciassero addosso dei feti umani. E gli dice: sono arrabbiato, ecco, prendi questo. E gli lancia un uovo addosso. E quell'altro fa: è uno scherzo, è un prank. Poi cambia tutto quanto. E cosa succede? Arrivano delle persone. Cosa sono? La gente vestita di bianco, sembrano appartenenti ad una setta satanica. Ogni desiderio è un ordine. Ma perché? È una bella cosa, voglio che ogni giorno ci sia questa luce. Ma non ha alcun senso. Ma cosa? Vabbè, i personaggi di prima sono scomparsi. What the fuck? Ma mi ero fatto di acidi per concepire sta roba qui? La leggenda del vischio. Non ho alcuna intenzione di leggere sta roba, vi dico la verità. Una caduta dalla bicicletta. Momento drammatico. Quando avevo 7 anni stavo andando in bici in una via con la mia famiglia. Dopo un po' mi accorsi che nella mia ruota della bicicletta c'era un'erbaccia. Così decisi di toglierla. Non sapevo come fare. Pensai che mentre pedalavo con un piede avrei tolto l'erbaccia. Ci provai, ma il mio piede si incastrò nella ruota. E te pareva! E cadi a terra e mi sbuccia il ginocchio. Che rimbambito! Quindi io mentre vado in bici non è che mi fermo, no, metto un piede in mezzo ai raggi. Spero che questo video sia piaciuto. Io sono rimasto completamente allucinato da tutta questa roba, però è stato divertente. Fatemi sapere giù nei commenti le cose più assurde che scrivevate nei vostri compiti e nei vostri quaderni. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, quindi so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì, il 15 di sabato alle 10:30, è tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande grande e nel prossimo video. Ciao! Thank you.